Ciao, sono Marco Antonio, autore di Animale Vegetale, che è il cuore alle mie spalle. Siamo qui da Arte Parco, nel Parco d'Abruzzo, perché abbiamo appena finito di ripristinare quest'opera che purtroppo era stata vandalizzata. Ritorno con grande piacere, come è stato un gran piacere la prima volta che abbiamo installato quest'opera, che dovrebbe far da monito per un amore verso tutto l'universo naturale. Di fatto il titolo Animale Vegetale deriva dal fatto che volevo creare una commistione tra noi, quindi il mondo animale, e quello vegetale, come figli di una grande madre naturale. In questo caso le vene, quindi le nostre vene, diventavano rami e radici di un albero. Un'altra cosa interessante da dire è che quest'albero caratterizza le foreste vetuste, perché è un albero morto, ma che in realtà al suo interno ha brulifica di vita nuova perché ospita insetti e diventa una risorsa per le piante circostanti. Mi chiamo Alessandro Pavone, sono lo scultore che ha realizzato quest'opera in agosto e oggi sono venuto ad Arte Parco perché volevo restituire alla comunità l'opera così come è nata in agosto. E diciamo che il lavoro adesso ha scoperto la pelle originale, ma tra un paio di mesi tornerà ad essere, diciamo, grigia come era prima e come il resto della scultura. L'ho lavorato con la motosega, così poi la pelle sarà uguale a prima. Grande gioia poter tornare qui ad Arte Parco dopo 2 anni, in realtà rivedere i cavalletti nel loro ambiente naturale e quello che è diventato e che vuole diventare l'ambiente naturale, da sempre fondamentalmente per me un'immagine nuova di come il lavoro lasciato nella natura in realtà si trasformi e diventi qualcosa che esce fuori dal controllo dell'uomo. Vedere anche per quanto riguarda i linguaggi dell'arte. Siamo tornati nel luogo di Arte Parco, grazie alla disponibilità ovviamente di chi questa manifestazione, questa iniziativa l'ha messa in piedi, che è pari di vitale, e alla disponibilità dei 3 artisti che negli anni scorsi hanno realizzato queste 3 bellissime opere. È stato un momento per sanare la ferita che avevamo avuto nelle scorse settimane, per rimettere a posto il cuore, questa volta realizzato d'acciaio, un po' anche a testimoniare che il cuore del territorio di Pescasseroli, e approfitto per ringraziare le veramente centinaia, soprattutto di giovani, di ragazzi, di persone che hanno espresso solidarietà e che hanno dato la loro disponibilità a venire a rimettere a posto l'opera. Perché Arte Parco è patrimonio del territorio e patrimonio della collettività di Pescasseroli, e questo a dimostrazione che il gesto di uno o due sconsiderati ovviamente non annulla e non azzera, non può assolutamente oscurare l'intelligenza, la forza, il tutto, il tanto di buono che insieme stiamo costruendo e abbiamo costruito.
ovviamente rimettere il cuore al suo posto, togliere le brutture dalla mano e anche ridare una sistemata agli specchi angelici di 2 anni fa, è un'occasione comunque per condividere ancora una volta Arte Parco e rilanciare l'iniziativa che anche quest'anno ci vedrà ovviamente impegnati per la 4ª edizione di questa bellissima manifestazione, che è un momento in cui la cultura si sposa benissimo con l'obiettivo primario del nostro parco, che è la tutela e la conservazione. Sono molto fiero di ritrovarmi oggi qua ad Arte Parco insieme agli artisti che sono corsi per riparare le opere dopo il terribile atto vandalico che c'è stato. E soprattutto è anche un modo per darci la rivederci al 31 luglio, quando ci sarà la nuova opera. Sappiamo solo che sarà una donna, ma stiamo scegliendo ancora l'opera.